fatto un tuffo nel passato e ci sei affondato. Sabbia mobili così affogato, immobilizzato. Asia, un altro traguardo importante raggiunto, è uscito su tutte le piattaforme il tuo ultimo brano Se stanotte morirò. Parte da una storia personale? Sì, allora Se stanotte morirò parte proprio da una mia esperienza personale. Ero in una situazione per me pessima e l'unico modo per sfogarmi è stato scrivere, come sempre, ed è uscito questa mia perlina, questo mio pezzo. Pezzo quindi che hai scritto tu? L'ho scritto io, ho portato come sempre il mio provino in studio e poi insieme a Davide Marchi, che è il ragazzo che scrive con me, che mi aiuta, abbiamo portato a casa il pezzo. Non sogni più, non ridi più, fingi la stessa indifferenza di chi si lamenta. E qual è il messaggio che vuoi lanciare? Se stanotte morirò è un titolo che può ingannare di fondo, però è un brano che parla interamente di speranza. Mi ero trovata in una situazione dove chi stava di fianco a me portava il suo passato nel mio presente, impedendo a me di fondo di andare avanti. E quindi che cosa ho detto? Ho detto vabbè, sfoghiamoci così scrivendo. E mentre scrivevo mi sono fatta delle domande, quindi sono andata un po' a fondo. Ho detto ma cavolo, ma che peccato vivere nel passato, perché nessuno ha la certezza, no, del domani. E quindi è stato un po' uno sprono a dire tu non sai se domani ci sei, viviti oggi. È significativo appunto anche il video. Il videoclip di Se stanotte morirò è un videoclip molto introspettivo e molto profondo, a parer mio. È ambientato in una notte molto sola, che ci può dare questa idea, il gioco di luci che c'è, questo nero che è molto intenso tra l'altro, con un'intermittenza con il bianco, no? E mi trovo io a interpretare quello stato d'animo tra un po' di rabbia, tra la solitudine, tra la speranza. Diciamo è un bel cocktail di emozioni. Io non lo so se stanotte morirò, sono in attesa di un miracolo, dopo siamo da sta comfort zone, perché non so se ci sopravviverò o stanotte morirò. Ecco, tu hai una grande passione per la musica e non hai mai mollato, stai lavorando anche ad altri progetti? Sì, diciamo che è da 4 anni circa che lavoro a livello discografico con la musica e ho veramente tantissimi progetti. Da un anno a questa parte le cose sono veramente cambiate in tutto e per tutto e ho veramente tantissimi progetti che giorno dopo giorno, mese dopo mese verranno tutti fuori. E c'è un team di professionisti che ti segue? Esatto, sì. Il mio team, a parte essere un team di lavoro, è diventata veramente una seconda famiglia. Lavoro al Takeaway Studio di Modena e sono molto contenta di dire questa cosa perché quando ero piccina, circa ormai 6-7 anni fa, facevo le file, ma quelle file proprio belle lunghe per fare delle foto con i miei due idoli, i miei due artisti preferiti che erano Benji e Fede al tempo. E oggi sapere che loro ascoltano la mia musica e mi consigliano sui miei progetti è il primo scalino che mi sento di aver compiuto per quello che riguarda il mio amore personale, chiamiamolo così. Una bella soddisfazione. Assolutamente sì.